Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil 8 Village e il DLC Le Ombre di Rose. Quindi riprendiamo per l'appunto con la nostra Rose che al momento ha recuperato la chiave con monoculare. Quindi possiamo andare qui a sbloccare questa porta. Nel mentre però c'è da dire che avevamo lasciato questa porta qui nel salotto. Qui nell'anticamera non ci siamo entrati per niente, perché poi naturalmente conviene anche andare qua sopra, mi sa che avevamo visto, a dare un'occhiatina in giro pure sotto nel deposito, che era qua pure, non abbiamo aperto questa porta. Poi qualche strada, mo non mi ricordo se era bloccata o meno. Vediamo no, questa l'avevamo sbloccata, però poi non siamo più saliti, è vero, perché ero andato a vedere quella là. Quindi aspetta, qua pure dovevamo andare. Forse dopo? No, però si può andare. Allora, là ci ricolleghiamo, però. Questa non era la stanza dove stava il Duca in Resident Evil 8 o qualcosa di salvataggio? No, il Duca c'era qua dietro, sbaglio. Conviene sempre andare in giro perché... Interagisci, cos'è? Però forse aspetta. Ok, vedi? A posto. Freno di bocca. Andiamo a vedere, questo aumenta parte di modifica per aumentare la potenza di fuoco. Ci sta, ci sta. Potenziamo la pistola e passa la paura. Non passa la paura, però. A proposito di paura, mi raccomando, voi cuffie, volume a palla, luci spente, lasciate sempre like, condividete, commentate, seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Allora, non ricordo nulla, non so chi sono, da dove provengo, non so nulla. I miei ricordi sono andati in frantumi, come il viso che c'è lo dietro questa maschera. L'unica cosa che mi resta è questo sentimento, questa fame vorace di assistere al dolore altrui, la disperazione nei loro occhi, le loro urla. Chi sarà la mia prossima preda? Il mio servitore si occupa delle offerte, ha molteplici facce, ma nessun cervello, è il mio cacciatore migliore, non si fa sfuggire neanche un coniglietto. Si era visto, all'inizio questa è la lettera scritta dal Duca, perché adesso avete visto che comunque abbiamo visto con la maschera e non ricorda nulla, forse per questo è diventato, tra virgolette, cattivo. Oddio, non era, diciamo, una bravissima persona in precedenza. Però comunque, no, qua non si può andare, però. Non ci aveva, cioè ci vendeva robe con Ethan. Era un amico, dai, un amico, il mercante. Vabbè, allora torniamo indietro. Niente, qua penso che forse ci possiamo venire dopo, quando avremo magari liberato alcune strade. Poi recuperiamo anche, dobbiamo andare anche in giù. Allora facciamo un altro salvataggio qua, teniamoci un po' di salvataggi parati. Quindi da qua dobbiamo uscire. Stay safe. Sì, però. Ci provo, ma è difficile quando c'è un gigante matto che ti cerca con i suoi aiutanti schifosi. Scappa. Non posso affrontarli tutti. Sì, questo è vero. Però non è facile neanche scappare, perché comunque... Allora, qua mi sa che avevamo visto un po' tutto, quindi possiamo andare dritti per dritti verso la porta che ci interessa. Penso di sì. Qua dovrebbe esserci l'altra parte della maschera, apparentemente, no? Dalla foto questo sembrava. Ok. Eccola. Oh, il coniglietto malandrino è riuscito a spingersi molto lontano. Tuttavia, non sarà facile mettere quelle zampacce sulla prossima maschera. Eccola. Cos'è questo rumore? La scartavetrata a terra, quell'altra Rose, che poi sono tutte rose, quindi.
Ce ne stanno tante de rose, eh. Incorniciate come se non ci fosse un domani. Ruba, ma ruba le facce un po' come... non lo so, vabbè. Benvenuti alla Galleria del Tormento, una splendida mostra delle poche fortunate che hanno ottenuto almeno una maschera. Ammirate questo gruppo di prescelte, i cui ultimi momenti di disperazione sono immortalati per sempre in questa galleria. È una collezione imperdibile che offre una prospettiva differente sulla luce della vita. O anche della morte. E... bastardo, schifoso. Ma poi perché questa cosa, Duca? Dica. Cioè, capisco, per carità, l'ha detto che lui prova piacere nel guardar soffrire gli altri, ma... pianta ricarica poteri, ma questa la possiamo combinare, no, eh? No, magari per ricaricarne di più, o comunque ricarica tutto, no, due ne ricarica. Ah, questa pure è chiusa, ok. Eccola, allora aspetta. Magari se riusciamo a evitarlo sarebbe cosa buona e giusta. Premo. No, eh. Ci sarà un ordine? Penso di sì. Vediamo, aspetta. Negli abissi sprofondai e subito dopo giunsero le frecce di un arco dannato. Molto prima però un cappio al collo mi tosse il fiato, seguito da una lama affilata che trafisse il mio cuore. Quindi cappio, spada e poi l'arco. Cappio. Spada. Arco, e poi ci rimane lei nel dolore. Oh, piano. Aspetta, ma stanno a tornare indietro? Ah no, però negli abissi sprofondai avevo tralasciato, quindi questa è negli abissi. Pensavo fosse la fine, che quindi moriva male, quindi... Allora, il cappio al collo. Così. La spada, poi sprofondata negli abissi, e poi sono arrivati gli archetti, ok. Ecco perché si rimetteva... impallinata. Quello là non immaginavo gli abissi. Ok. Perfetto. E però da qua, se io esco e provo ad andare nell'altra stanza, ci sta quello che ci incula, però. Però vorrei comunque vedere quella stanza. Niente, non è possibile. Oh. A questo punto lo facevo prima, ma vabbè. Ancora. Vabbè, allora sei figlio di zoccola. E allora sei figlio di zoccola, dillo, dillo. Basta saperlo. Siamo messi ancora bene per un pochino. Adesso abbiamo quello magari che li respinge. Però lo usiamo a sto punto in... condizioni estreme. Oh no, signori. A scala. Meno male che non sei morta male. Ma si può lavorare così. Allora. Vediamo dove sta imbucata l'altra maschera. Non sarà facile, ce l'ha detto. Quello ci ha consigliato di scappare, quindi probabilmente... aspetta, l'inculata. La maschera d'argento è nella piccola stanza sul retro. Ci sono quasi. Quasi quasi proprio. Eccala. Questo posso evitarlo. Non so se posso proprio evitarlo. Aspetta.
Questo paio di palle. Lui ci deve beccare per forza. Va bene, basta saperlo. Vattene. Dai, cazzo. C'è la puttana. Non so se abbiamo lasciato qualcosa là, però credo di no, eh. Credo. Allora, vediamo se il rosso è legato al fatto che devo recuperare questa. Bomba artigianale. Ma io le armi come... Ah, ok, mi ricordavo. Lui, bene. Manca solo. Hai messo le tue zampacce su qualcosa che non ti appartiene. Oh, Cristian. Adesso che questo coniglietto è corto, merito una bella punizione. Porca d'asse. Porca d'asse tanto. No. Ma qua c'era pure quello... Vai, vai, vai. E niente, siamo morti. Respingi questo e battono. Salvia bianca, sì, un attimo però. Mannaggia la troia. No, che esamina. Non la può usare. Vabbè, mo no. E levati dal cazzo. Scusate, ma dobbiamo fare una cosa un po' più... Aspetta, fa vedere. Piano interrato qualcosa l'abbiamo lasciata però, eh. Ma non fa niente, direi che ci può stare. L'importante è essere vagamente sopravvissuti. Con qualche difficoltà tecnico-tattica, ma... Ok. Ora. Una cura ce l'abbiamo. Possiamo fare un... Allora. Un fluido lo possiamo fare. Polvere da sparo... Aspettiamo, ma per il momento ancora ce li abbiamo i proiettili. E adesso però non so dove potrebbe essere la terza. Non ci ha ancora detto niente, quindi penso che deve accadere qualcosa che ci comunicherà dove starà la prossima. Sì, ci ha aperto questa stanza. Questa stanza, ma anche l'altra? Per sapere, eh. Facciamo una prova. Magari pure questa ce l'ha sbloccata. Neanche per il Kaiser. Allora, questa era la camera da letto, sbaglio. La maschera ce l'ho, ce l'ho. A me non mi convince sto Michael comunque. Ci vuole potenziare. Ci sta chiedendo la maschera. È troppo interessato. L'ho presa, ma non so come ho fatto. È arrivato quel brutto mostro. Per forza, di certo non posso affrontarlo. Accetto qualsiasi aiuto. Accetto. Però me puzza sta cosa di sto Michael spiritello qua, eh. Oh no. Ah, ok, possiamo sbloccare questa. Questa era già aperta, ok, sì. E salvatina. E abbiamo sbloccato questa qua. Allora, qua... Ah, vedi, c'è il serpente che ci serve per quella stanza dei quadri. Allora, un attimo, perché qua riusciamo da questo lato e va bene. Questa c'era la vasca della Lady Dimitrescu, piccolina, la signorina, piccolina. Ok. Mo dove stava quella del... dei quadri? Devo ricordare. Lo stiamo qua.
Munizioni fucile, polvere da sparo più scarti arrugginiti. Ho visto un fucile nella sala da pranzo. Bombe artigianali, invece polvere da sparo più scarti arrugginiti più piante verdi. E allora, nella sala da pranzo... Sto un pompazzo. Ma nella sala da pranzo ci voleva comunque la chiave per Pier Pompazzo, no? Questa è quella da sbloccare. Si rientra nel corridoio e va bene. Però la sala da pranzo, per quel che mi ricordo io, salotto soggiorno, sala d'ingresso, anticamera. Scusa, la sala da pranzo... Aspetta, dov'è la mappa? Cortile, salotto. Salotto pure quella sta qua. Non abbiamo aperto. Anticamera, soggiorno, sala d'ingresso. Sala da pranzo. È quella con le tre cose. Teca trioculare. Non mi ha segnato però dove stava... Galleria. Ok, nella galleria dobbiamo andare al primo piano a mettere il quadro. E torno indietro da qua o da là? Da qua ancora non ho preso tutto apparentemente, o no? Cosa ho lasciato? Se rimane in rosso c'è qualcosa che non ho preso. Forse qua fuori? Ah sì, ok. Perfetto. Vabbè, rientriamo da qua. Tanto comunque la strada è quella, eh. Questa è la... Erbagnetto. Riusciamo da qua. Proviamo a tornare indietro. E... se riesco ad arrivare nella galleria, piazzo sto coso. Anche... Sei un coniglietto ostinato, vero? Ma non puoi fare solo i tuoi comodi. Aia, aia. Aia. Allora, aspetta, fammi vedere dove devo rientrare. A sinistra per andare nella sala da pranzo. 2. Corri. Madonna la lentezza però. Signori, te stanno ancula. Magari famo una cosa un po' più sportiveggiante, no? È qua, comunque il fucile non lo posso prendere. Io c'ho solo la chiave con l'occhio. Ma ci mancano i due pezzettini. Due pezzettini laterali, vabbè. E di conseguenza da qui io poi posso andare all'atrio principale. E vabbè, salgo al piano superiore magari. Tanto un'altra salvatina gliela diamo, eh. Che non ci dispiace. Non penso che... Scusa, fatemi fare una prova. No... Non vorrei che comunque mettendo le maschere magari mi dava il pezzettino della chiave laterale. Ci ho provato. Mettila dall'altro lato allora. Ok. E quindi. Beh, un po' di cose sicuramente le avremo lasciate in giro. Però a sto punto facciamo una cosa. Andiamo alla galleria. Dove comunque c'era una teca con trioculare. Quindi pure là non credo che possiamo fare granché. Ma fatemi vedere un attimo una cosa. Allora abbiamo... no, se allora abbiamo il serpente dobbiamo prendere la rana e mettere qua il serpente e qua la rana. Ah no, però non serviva. Cerca di prendermi in giro con questi enigmi. Vabbè, comunque ci sta,
Ah, diretta trioculare? Quindi bioculare non serve? A posto. L'emblema trioculare conduce alla gloria. Procedi e ti sarà offerta la maschera d'oro. Va bene. E allora, chiave trioculare ci serve per il pompazza, prima di tutto. E poi abbiamo visto che c'era anche una stanza. Cabina armadio, vabbè, eravamo scappati a gambe levate. Onesto, onesto. Adesso andrei prima di tutto allora a recuperare il pompazza. E poi E poi diretti a quella. Questo mi farà comodo. Sì, magari però... sembra meglio stare parati. Quindi da qua noi possiamo andare qui dove c'era la cosa trioculare. Qua non so perché ci eravamo fermati. No, non ci si arrivava, mi sa, o sbaglio. Interrato, deposito. In realtà pure qua nel deposito non eravamo riusciti ad arrivare. Che ci stava che ci bloccava là? No, però mo ci siamo andati. Che siamo andati sia al soggiorno, però a destra mi sa che non si poteva... No, è tutto un qua. Ok, va bene. E allora andiamo qua, no? No. Di là. Dobbiamo riuscire e fare dritto, sinistra. O dritto per dritto. Pure la porta chiusa là in cucina. Vediamo un po'. Allora, questi stanno ancora qua. Mannaggia la puttana. Signori, corri, cazzo. Quanto sei lenta, signorinella. Usa la chiave. Ok, mo capiamo. Allora, qua c'è questo qua. È uno. Poi a quello ci arrivo? Forse un po' sì. No. Come arrivo là? Interessante. Ecco perché c'ha dati proiettili. Però come cazzo li faccio cascare? No, penso che devo seccare comunque un po' di roba, o no? Possibile? Quella è l'ultima maschera. Sì, penso di sì. Ah, aspetta, però questa... Devo trovare un modo per arrivarci. Ok. E vediamo se basta quella per... avvicinare... Vabbè. Vengo dopo, va. No, merda. Mi sa che quel pompazza... Oh, Cristo santo. Aspetta, vaffanculo. Che cazzo esce così a secco? Vaffanculo. Dove vai, biondo? Sto qua. Vediamo pure questo. Vaffanculo. No, eh? Vabbè, magari questo... No, gli ultimi colpetti... Vediamo di pistola. Sì, c'è quello là senza ombra di dubbio. Però vediamo pure se qua sopra
Tanto ormai siamo in ballo, balliamo. Può essere che qualche nucleo sta pure qua sopra da sgraffignare, no? Là con quei passaggi un pochino più in profondità riusciamo ad arrivare, però... tipo quello là, da qua lo becco? No, neanche per il cazzo. Allora, aspetta che... Qua cosa abbiamo? Là si ricollega. Probabilmente era la porta chiusa. Ok. Siamo un po' distanti da... Ok, sblocchiamo questo. Va bene. Non credo che qua ci sia qualche collegamento là, no. Ok, ok, ok. Questa l'avevamo letta, no? Sì, sì, sì. Allora, quello quindi da qua non ci arriviamo. Beh, proviamo a riarrampicarci là e vedere se riusciamo ad arrivare almeno a quello, perché questo qua da qua non ci arrivo, quindi che ne so. Secondo me è distante pure quello, non vorrei di niente. No, invece no. Ok, adesso qualcuno di questi cadrà? No, perché dobbiamo andare là per prendere quell'altro, per far cadere il pezzo, ok. Giustamente qualcun altro spona qui sotto. Perché ti piace vincere facile? Madonna, Rose però c'è una corsetta da ringoglionita. Vabbè, normale, tutti i personaggi. Allora, facciamo così. Magari un po' più veloce. Qua però c'è... Aspetta. Levati dal cazzo un attimo. Allora non so se usare quello e poi fare con la pistola, perché la pistola comunque i colpi ce ne abbiamo in abbondanza, quindi magari non sprecarli così sarebbe un po' meglio, però. Per dire, voglio andare a vedere che ci sta là dietro. Potevamo scappare, ma ci giocavamo cose interessanti. Munizioni fucile, che cosa buona e giusta. Anzi, facciamo pure un'altra cosa. Bomba possiamo forse anche evitarla. E qua abbiamo fatto tutto. Adesso è libero, va bene. Vediamo se riusciamo a prendere. Figurati, qua qualcuno non spona. Perfetto. Ottimo. Ah. Ah. No. Che cosa? Ah. Ah. Piace vincere facile. Simpatico e divertente da farti fare.
Guarda questi sclerossi. Sono quasi tutti finti. Sei in grado di scovare quelli veri? Se non ti dai una mossa, finirai inghiottita. E io come faccio a capire quali sono? Aspetta che ho... tranquilla. Ok, stiamo calmi. Allora, un attimo. Mancano solo 2 minuti, non stare lì a gingillarti. Allora, più basso del barile. Right, più basso del barile. Allora il barile. Scusa, il barile. Oh, hai bisogno di un occhio più attento. Oh, santo sì. Cielo, il tempo scorre. Oh, okay. Mancano solo 90 secondi. Il barile stava là, però. Scusa. Il prossimo, vai, ci sta aiutando. In fondo nel buio. Allora, aspetta. Parete distrutta. Qua che dice? Grande nucleo. Allora, aspetta che intanto ci vediamo queste. Parete distrutta. Ah, ok. Ecco perché. Manca solo un minuto. In fondo nel buio. No. Eh beh, in fondo nel buio. È tutto buio qua dentro. Biondi. Ah, e allora era giusto. Prima ha sputato in un occhio. Sei pronta per il gran finale? Presto, 30 secondi c'ho. Segui le mie parole. Vabbè, ma sono questi più grandi possibile? Ok. Oh, grazie al cielo, è finita. Sì, un po' così, però, diciamolo. Allora. Ce l'hai fatta. Non ce l'avrei fatta senza di te. Però speravo in un pony, ma meglio di niente. Un po' grande per un pony, però, non vorrei di niente, Rose, però. Albatina, va. Allora, proseguiamo. Anche senza pony. Vabbè, prima questo qua. Ah, tra l'altro una cosa, però, scusate, non so se si possa. No, perché non ho visto qua se c'era qualcosa. Magari una volta scassati quelli, qualcosina di nascosto. Apparentemente no. Queste casse così gialle erano solo... Penso che devo sprecare un colpo per sparare là, dai. Qua spippoliamo un po' tutto. Chiuso. Damose. E... vediamo se... prendiamo, come stiamo con la... Per il momento va bene. A livello di salute ce ne abbiamo uno per le cure, poi sono... salvia bianca e salvia bianca che ce ne recuperava 2. Però questa è più piccolina. Ok, quindi magari quella più grande ce li recupera pure tutti. Vediamo, quelle più piccoline ce ne recuperavano 2. Dove devo andare? Allora, aspetta, siccome sento bestie là, proviamo qua. Ci vede, dite? Eh?
che altro non so se conviene correre o... O eliminarlo e buonanotte. Dipende quanto spazio c'ho là. Proviamo. Mamma puttana. Aspetta. Vabbè, le cose le raccolgo. Vai, arca troia. Vabbè, ho capito. Ah no, quello però rimane là. Non vorrei sprecare colpi. Vabbè, questo. Ma poi ci stanno certi che muoiono così a secco, altri un po' meno. Nel dubbio ci curiamo, eh. Nel dubbio. Allora, abbiamo la maschera, ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. C'è sempre qua la zona del salotto, però alcune zone erano non raggiungibili. Quindi bisognerebbe pure capire se... Devo provare a riandare lì in zona... ci sei quasi. Qua. Comunque. Sì. Finalmente posso liberarmi di questo peso. Ma devo ammettere che sarà strano vivere senza poteri dopo tutto questo tempo. Ah, lo so. Lo so. Allora, aspetta, perché prima di fare questa cosa io a questo punto vorrei provare a vedere queste altre zone che abbiamo lasciato. Perché allora, da qua poi si scende. Ci sarebbero anche del... No, però non sono queste le scale. Vabbè, il salotto qua abbiamo visto che è off limits. Ma c'era questa... Pure quest'altra era off limits, mi sa di sì. Vabbè, se non ci siamo andati per forza di cose, no? Sì. Sicuramente qualcosa ce la stiamo a perdere. Oppure ci si va dopo, che ne so. Vediamo. Può darsi pure che c'è da spippolare ancora. Noi nel mentre mettiamo le maschere. Poi insomma, le maschere servono per prendere il cristallo in linea teorica. Giusto? Posso? Ben fatto, piccoletta! Ti sei proprio meritata questa ricompensa. È quasi identico a quello vero, non credi? Figurati. Cosa? È un falso, ovvio! Ha troppo valore per manifestarsi in questo strato. Piano, piano. Pensavi davvero che avrei rinunciato a un tale tesoro? Era la mia esca per attirarti. No! 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 E niente. Ecco il vero divertimento. Questa è la versione dark. Il luogo perfetto per la tua fine. Via allo spettacolo. Che cosa? Devo spettarci. No, di no. E sì. Aspetta però.
No, metti il fucile. Mannaggia la puttana mia. Bella. E spingi. Pim! Subito, 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 vai! Madonna, quanto cazzo sei lenta. Questo sì che è uno scherzo. Aspetta. Devo per forza rallentarlo e poi dargli una... momento, Pensavo fossi una combattente valorosa. Sì. Corri, coniglietto, corri, corri, corri. Vattene a fanculo, Luca. Aspetta, Luca, dica. Momento. Ok. Potrei anche... No. Io uso il pompazzo con lui, perché se non lo uso con questo... Ammiro la tua tecnica, coniglietto, per quanto sia totalmente inutile. Allora, fanculo. Devo dire. Porca troia, aspetta. È morto. Ce l'ho fatta. Guarda, guarda. Sei molto più belligerante rispetto agli altri conigli. Mi sto annoiando infinitamente. Movimentiamo un po' le cose. Ah, che cazzo. Non è morto? Non lo so, però. No, che cazzo è? No, ma vabbè, qua devo scappare, per forza. Cazzo vado. Ma comunque c'è. Posso fare a giro tondo, ma non è che... Fanculo un po'. Dove sta? Sì, ma come cazzo ho fatto? Aspetta. Merda, mazza se corre. Momento. Mo come ha fatto? So che non ha... No, là ce l'ha il coso. Oh, okay. Via, coniglietto, non arrenderti. Puoi combattere ancora. Sì, però piano piano. Non vorrei giocarmi... la madonna, però... Ma che cazzo di lentezza e merdosità c'ha? Come cazzo mira? Mi ha fatto... la tua... Allora, prima di tutto bloccalo, perché tanto... Sì, ma non è possibile che deva fare così. Questa è la battaglia più insulsa che abbia mai visto. Evitiamola allora, no? Si può fare? Allora, aspetta, fammi capire se... E questo sarebbe uno spettacolo? Non fartela passare liscia! Piano. No, è fatta apposta però per non farti sparare, dai. È veramente... È troppo merdoso per essere così il... Cioè non è...
non è possibile che sia veramente così. Non ha senso. Levati da cazzo. Ah, dietro la schiena già. Ma devo comunque aprire questo qua, perché sennò come cazzo ho fatto? Siamo bloccati qua. La mamma puttana. Le vite umane sono così fragili e facili da schiacciare. Sennò non potevo correre, scusa. Tanto. Gesù Christian. Veloce, veloce, veloce. Adesso basta indugiare. Finiscila. Allora. Se mi dai il tempo di... Ok, senza usare quello. Inutile. Comunque è infinita delusione. Ovviamente modalità spara una terribile, terrificante. Fatta apposta magari per essere ancora più terrificante, però insomma. La tua imminente disfatta è inevitabile. Dove? Cosa? Giù da qui? Dove diavolo sono? Strato. Ah, pure? Andiamo bene. Io non voglio andarmene. Devo trovare il cristallo. Ma scusa, non ci potevamo tenere i poteri, via. Voglio degli amici. E voglio vivere una vita normale. Senza questo... orrore. Vabbè, ma che fa alla fine? Se il cristallo purificante può aiutarmi a farlo, rendermi normale, resterò qui finché non l'avrò trovato. Sì, allora? E va bene. Proviamo. Allora, l'attrezzatura ce l'abbiamo ancora? Pare di sì. Un po' di cose. Beh, nella villa qua non si può andare. Però l'abbiamo lasciata. Vediamo di attrezzarci un pochino, perché se sarà sempre più difficile andiamo bene. E il forastero! Lascia fare questa. So dov'è il cristallo. Cos'è questo? Una trappolina? Non lo so. E la carrozzina. Come ci manca? L'occhio della madre. Essere mia amica? Non lo so. Non lo so. Io solo questo ci dice? Sì. Noi cerchiamo amici, però magari non in questo luogo, non è per qualcosa, non è che ci dispiaccia, non abbiamo pregiudizi, ma eventualmente
Let's play. Sono sicura di aver già visto queste scimmie, ma che diavolo! E sono sicuro di aver visto questo posto. È permesso? Grazie mille, gentilissimi, che ci aprono anche la porta. Sicuramente poi ci apriranno anche il culo. Magari sarebbe meglio evitare, così. Tanto per... Che succede? Ok. Che era? C'è qualcuno che cerca di bloccarmi, però adesso... Strano. Non... Ah, però. Welcome, okay, Rose. Ok, questo è molto strano. Una punta, una punta. 2 metri di orsacchiotto. Una punta strana potrebbe essere. Posso... È bloccata dalla ruggine. Allora, 5 gennaio. Oggi è il mio primo giorno di scuola. Non vedevo l'ora di andarci. Darò un mega abbraccio a Chris appena lo vedo. C'erano tanti bambini della mia età, sembrava di essere in una serie TV. Avevo molta paura quando mi sono presentata davanti a tutta la classe, ma ero anche super contenta di essere lì. Voglio farmi un sacco di amici, domani cercherò di parlare con tutti. 8 gennaio, ho cercato di farmi coraggio e parlare con alcuni bambini, ma nessuno mi risponde. I compiti sono facilissimi, mamma mi ha già insegnato tutto, ma forse faccio male a rispondere a tutte le domande della maestra. Il bambino dietro di me ha detto delle cose molto cattive. Quando mi agito le mie mani si coprono di sudore bianco, oggi è stato molto brutto. 10 febbraio, oggi la maestra mi ha sgridato perché il mio fazzoletto è sempre sporco, dice che devo stare più attenta. I maschi a scuola mi dicono sempre che faccio schifo, ma io faccio il bagno ogni sera, i miei vestiti sono sempre puliti e cambio fazzoletto ogni giorno. È colpa di questo stupido sudore bianco che mi esce dalle mani. Cerco sempre di pulirle subito, ma a volte non ci riesco e allora stringo forte il mio fazzoletto. Chris ha anche detto alla maestra che questo sudore non è contagioso, ma non è cambiato nulla. 4 aprile, finalmente qualcuno mi ha parlato. La mia compagna di classe Lucy ha detto che vuole essere mia amica. Domani pranziamo insieme. Non ci posso credere, sono super felice. Spero che anche la sua amica Catherine voglia fare amicizia con me. Questo è... È il tuo diario, sì. Allora... ci manca qualcosina, non ce l'abbiamo. Allora, vediamo un attimino. Che ci fa qui un mio ritratto? Vabbè, ti devi chiedere anche cosa ci facevano tutti i tuoi cloni lì, smangiucchiati e assorbiti da quelle bestie, magari. Ok, vabbè, abbiamo capito che non gli era detto che si... riconosceva questo pupazzo probabilmente di quando era bambina, visto che c'è anche il suo diario, quindi questo è qualcosa che secondo me va più nel passato di l'inconscio, forse. È ora di giocare. Quella roba non ti serve. Ehi, le mie cose. Oh no, la scimmia ha mangiato qualcosa che le ha fatto male. Se aiuta a curare il mal di pancia, potrebbe darti il cristallo. Non credo proprio, però. Non ho niente, quindi devo trovare qualcosa. Bisturi, bisturi. Qui c'è niente. Beh, ci serve un bisturi, se no come facciamo? Dobbiamo operare. Proviamo a cercarlo qui. Stanza di Jimmy. La chiave sarà nel pupazzotto. Scusa. Ah no, c'era una porta qua. Chi cazzo l'aveva vista? Con gli sprechi. Con gli sprechi. Che cos'è? Niente.
Tavolo, niente. Ok. La prendi tutto, diamo un occhio qui dietro pure. Seguiamo la striscia nera, i scarabocchi sul muro. Però questo bambino gli vanno spezzate le mani. Mica si scrive sui muri. Vabbè, diciamo che la casa non è tenuta benissimo, quindi. Onesto. È un artista, è un po' inquietante, ma è un artista. Eccolo qui. È una artista. L'armadietto pieno, la foto sulla libreria, la scrivania ricoperta di roba. Allora, io provo a spippolare un po' tutto. Che... Mm. 02. Aspetta, occupato. 02, vediamo se c'è qualche altro numero da qualche parte. 44. Aspetta, qua c'era forse l'ordine con cui dobbiamo vederli. L'armadietto pieno. Ok, la foto sulla libreria e la scrivania ricoperta di roba. Quindi perfetto, dovremmo in linea teorica partire da 02, poi il 44. Posso iniziarli a mettere? Ah, non 0. Oh. 2. Spero che me li tenga. 0244. Tienimeli, E la scrivania ricoperta di libri è quella là, immagino. Ah, sotto sta. 66 o 99? Io direi 99. Penso 99. Aspetta che c'era qualcos'altro, no? No? Allora 66, che te devo dire? E delle forbici. Solo? Allora, aspetta, quei cassetti, no, mi ricordo quando ci stavamo. È bloccata dalla ruggine. E poi sa la forbice. No, per vedere anche che c'è. Vabbè, andiamo a tagliare il bambolotto, va. Mi fa rifare tutto. Oh, ma che diavolo! Sulle mani! In questo caso è un giù le mani. Però vabbè. Una è andata giù, effettivamente. Vabbè, andiamo a tagliuzzare il bambolottino. Tutto sto casino per un paio di forbici, onesto, ma. Oh, vedi? Ti è il rilievo di un bambino. Però qualcosa abbiamo trovato, Direi anche che ce ne possiamo andare a questo punto. Sai come si gioca con le bambole, vero? Così? Attenzione. Ancora? E adesso? Niente. Gioca con le bambole. Insomma. Ora giochiamo con le bambole. Forse se accendi il fuoco troverai il cristallo. Interagisci, interagisci, interagisci. Lucy. Ah, e quelle sono cancellate. Scommetto che ci sono tanti posti dove giocare con questa bambola e le sue amiche. Lucy, bambola in posa 1. Vabbè, almeno una ce l'abbiamo col nome. Quindi la mettiamo al posto di Lucy, immagino. Ah, come c'hanno le mani, quindi. Quindi là magari una che porta i ceppi e di là una... Ok, e qua quella che ci rimane.
Penso, non lo so. Andiamo a vedere dove stanno le altre bambole. Che poi giochiamo con le bambole, ma bambole che... no. Che cercano di dar fuoco alla loro amica. Amica, vabbè. Comprendo che possa essere un parolone, visto che gli stanno cercando di dar fuoco, ma... Onesto. Andiamo a vedere. Quindi devo giocare con le bambole? Ah, è anche diverso. Potrebbe anche essere diverso. Ah, eppure qua posso mettere l'usi. Dobbiamo ripulirla da quella muffa schifosa. Ma... scusa. E allora devo mettere l'usi qua. Ma comunque me ne manca una. Ma io quelle che stanno qua me le posso ripiare? Cazzo ne so. Quella come si chiama? Mi manca Kedrin comunque. Lucy, vabbè, c'ha questo fare, quindi va bene. Dopo sta Kedrin. Kedrin? Allora... no, non c'ho un cazzo. Qua devo trovare... l'altra bambola per... oh, mi sembrava di aver visto... Magari è cambiato anche qui la situazione. Qualcuno si è scatenato qui. Effettivamente. Qua potrei usare il baracchino, però prima di usarlo provo a dare un'occhiata in giro. Ma siamo ritornati addirittura qua, no? Vabbè, allora andiamo a usare il piccoletto. Ok. Questa sarà Kedrin. Nessuno vuole esserle amico, che sfigata. Noi siamo quella che prende... questa posa, sì, è quella dello spruzzino. Kedrin, mi sa che ci stava scritto. Vabbè, comunque è Kedrin per forza. Perché... penso che dobbiamo fare tutte le varie scenette, ma mo abbiamo solo quella là con due, Kedrin e cosa. Probabilmente poi quella ci sbloccherà la terza, quindi poi possiamo venire qua. E poi torniamo di là a fare quell'altro, immagino. Penso che ognuna di queste ci sbloccherà una bambola in più. Posso passare? Ok. Con quale inquietudine. Allora, aspetta, vado prima a fare quella con due bambolette. Perché qua c'è va Kedrin. Tiè. E questa è fatta la scenetta. Sì, sì, ho capito. Fanculo. Ok. Prendiamoci le bambole e andiamo nella stanza di Jimmy. Va. Poi torno, comunque ci manca un'altra bambola per fare almeno il disegno, il diorama dell'altro. Tra pochino ci salutiamo, che stiamo andando un po' per le lunghe, lo so, ma è discretamente infognante, quindi il problema effettivamente più che altro è poi postarvi i video così lunghi. C'è una bambola che mi può servire, no? No, ci buttiamo nella fogna. Occhio. Proviamo.
La bambolina, quella che sta così, che dovrebbe dare i regali, che poi servirà per la parte del legno, là. Eccola qua, infatti. Ok. Bambola, discretamente inquietante. Sì, infatti. Questa è discretamente inquietante, però. Adesso possiamo completare la scenetta con le tre bambole. Salve. No, dai. Che poi... c'è un viso conosciuto. Allora. Poi torno, eh. No, non stava. No, non stava qua. Aspettate, mo. Inizia a perdere qua. Allora, qua ci siamo. Mettiamo quella che consegna il regalino. Ma lascia fare che ci metti questa, tiè. Qua. E penso, no? È questa che regge il... ok, giusto? È un po' il suo... la sua infanzia, cioè tutte le altre la prendevano in giro. No? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Allora, signori, facciamo una cosa. Ma che? Mettiamo... allora, qua c'era Lucy. La... c'è questo che porta i doni. E qua ci potrebbe stare questa, anche se non con Bacia in realtà, eh? No. È perché quella che indicava... ah no, però indica, ma può... esatto, ci sta. Ci sta come cosa. E a Bruna qua. Crocifisse bruciate. Serio. Fanculo. Chiave del quadro elettrico. Oh, è morta. Che tristezza. Aspetta, rispondo un attimo. C'è da dire anche una cosa, che adesso c'è qualcuno che gioca con noi. Potrebbe essere triste come cosa essere arrivati a questo? Forse un po' sì, ma c'è qualcuno che adesso gioca con noi. Ce la ridate le pistole e tutto, no? Andiamo all'ascensore. Che devo dire? Giochiamo un 2-3 stella. Ci sarà qualche inculata, ok. Immagino, no? Se ti acchiappano hai perso. Ma era un 2-3 stella, no? Non distogliere lo sguardo.
qua è chiuso, là c'è il quadro elettrico però che adesso attiviamo. Ma signori, facciamo una cosa, salviamo la partita e direi che per oggi ci salutiamo qui. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Ci vediamo al prossimo episodio con Rose e le sue amiche apparentemente. E dai, fatemi sapere la vostra ragazzi. Saluto a tutti da Quel Taleale.